Uomini e donne, Andrea Melchiorre sbugiardato da Giulia Latini. Andrea Melchiorre e Giulia Latini di Uomini e Donne ai ferri corti. Giusto qualche giorno fa hanno annunciato ufficialmente di aver iniziato una frequentazione. Ma ecco arrivare il colpo di scena, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Andando nel particolare, Andrea Melchiorre, dopo aver annunciato di aver iniziato a frequentare Giulia Latini, è stato paparazzato a baciare un'altra ragazza in un noto locale in Sardegna. Ovviamente, nemmeno a dirlo, il clamore è stato tanto, e le polemiche si sono sprecate. Difatti, molte supporter di Uomini e Donne si sono riversate sui social per criticarlo e accusarlo di aver preso in giro Giulia, reo di averla usata solo ed esclusivamente per ottenere maggiore popolarità e visibilità. A quel punto l'ex tentatore di Temptation Island, punto nel vivo, ha pubblicato un video in cui ha rivelato di aver comunicato a Giulia la fine del flirt giorni fa. E per questo motivo non ha fatto niente di male a baciare un'altra ragazza? Finita qua? Nemmeno per idea. Uomini e Donne, Andrea Melchiorre duramente attaccato da Giulia Latini. Infatti, come segnalato dal blog Il Vicolo dell'Enefse.it, dopo il video pubblicato da Andrea Melchiorre su social, anche la sua ex ha voluto dire la sua. Andando nel dettaglio, la giovane corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto una lunga diretta su Instagram, nella quale ha smentito seccamente Andrea, svelando di aver saputo questa intricata faccenda esclusivamente sui giornali. Motivo per cui Giulia Latini ha aggiunto, che se non ci fosse stato questo scoop, mai e poi mai si sarebbe accorta di niente. In pratica pare davvero che il fidanzamento tra i due sia definitivamente finito. Riusciranno a chiarirsi in questi giorni? Chissà, intanto a poche settimane dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, ecco arrivare una nuova polemica, che ha già infiammato gli animi in rete. Ci saranno presto ulteriori sviluppi?